da quando anche ho organizzato la beatificazione, lei deve pensare che io subii allora un intervento chirurgico a settembre, non andò bene, me lo ripeterono a novembre, non andò bene ancora, me l'hanno ripetuto a gennaio per la terza volta, e io ero in ospedale al terzo intervento chirurgico, avevo avuto l'anestesia totale. Due giorni dopo, siccome avevo l'incarico di organizzare la beatificazione, io lo pregai e gli dissi: io ti ho servito per tutta la vita come vescovo, come mio vescovo di Roma. Ho organizzato tutte le giornate importanti del tuo pontificato. Io non posso mancare e non essere un protagonista di questa grande festa che ti vogliamo fare come riconoscenza e di affetto. Uscii dall'ospedale, il medico era contrario perché aveva ancora il catetere, aveva ancora la borsa del coso, eccetera. Uscii e io organizzai tutta la beatificazione dopo due giorni dell'intervento chirurgico, e lo sentii un vero miracolo che si operò in me, ed ebbi la forza di farlo, non ho sentito la stanchezza, sono guarito benissimo, sto adesso ripetendo questo evento più sereno di così. È lui che organizza, è lui che protegge, è lui che ci pensa. Io vado la sera a casa a letto tranquillo perché dico: Papa Giovanni Paolo, dai, la tua festa, pensaci tu. E anche in questi giorni, i maxi schermi, l'organizzazione, le vie, i problemi, le difficoltà enormi, io vedevo tutti agitati, io calmissimo: non vi preoccupate, ci penso a Giovanni Paolo. Questa è la serenità che ci ha dato Giovanni Paolo. La cosa più grande che io ho provato quando quella sera tutti quei giovani in piazza San Pietro piangevano, e in quel momento capii che cosa costituiva quel Papa per tutti quei giovani con i quali ero stato nelle giornate mondiali della gioventù. Da quel momento io cominciai a pregarlo, nei momenti difficili della mia vita, nei momenti di difficoltà sacerdotale. Ricordo ad esempio quando dovevo partire per il Polo Nord, lui accolse volentieri e ricevette la delegazione ufficiale e ha benedetto quella croce che noi abbiamo portato al Polo Nord e abbiamo impiantato proprio al polo dove abbiamo celebrato la messa. E nella conversazione ha voluto sapere come partiamo, da dove passiamo, che cibo, come ci cibiamo, come vestiamo. Quindi l'ho sentito talmente ben preparato nelle domande che faceva, per cui ho avuto l'impressione che forse lui quel viaggio da giovane l'avesse preparato, o comunque sognato o desiderato. E alla fine gli chiesi: Santo Padre, ma perché non viene con noi? Lui mi guardò, abbassò gli occhi, si alzò per andare via. Dopo tre passi si fermò, si girò, io stavo andando via, mi chiamarono: il Papa ti vuol parlare, e mi disse: bisognerebbe avere 20 anni di meno. Quando ho presentato mia mamma, siamo 8 figli con tutti i nipoti, 53 nipoti e pronipoti, vide questa grande famiglia, si fece una foto con noi e poi ci disse: vedete, voi dovete seguire l'esempio di mamma e vivrete a lungo, perché la grazia fa vivere a lungo. Mamma ha 103 anni ed è ancora viva da allora. Auguri. Auguri veramente.